Questo sarà un video molto serio dove vi spiegherò come aumentare le tette con dei modi giapponesi. Ragazzi, direi che non è il caso di fare l'intero video così, ma iniziamo subito con questo video più unico che raro. Dovete sapere che i grandi scienziati giapponesi hanno trovato un modo per farvi diventare da così a così. Vi sarà sicuramente capitato, magari se avete visto degli anime, di vedere comunque delle ragazze molto seducenti con dei seni estremamente prosperosi. Poi però, se alcuni di voi hanno avuto l'occasione di conoscere delle giapponesi, vi sarete resi conto che quei seni prosperosi che si vedevano negli anime, ma in realtà anche nei videogiochi, Dead or Alive, in realtà quei seni molto sessosi non esistono esattamente nella realtà. They ask you how you are and you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. O magari vi capiterà di vedere delle ragazze che vi sembrerà che abbiano dei seni del genere, poi ve le portate a casa e in realtà vi troverete con delle cose più piatte, diciamo, come un mare o la terra per i terrapiattisti, delle cose un pochino più. E non c'è assolutamente niente di male. A me, per esempio, piacciono anche. Che c'entra? Se va a non parlare di ste cose che è meglio. Ovviamente non si tratta assolutamente di tutte le giapponesi. Anzi, io mi ricordo quando avevo fatto il telefilm di Hongi no Shirai Nihongo, ero con questa attrice che si chiama Nakarissa, che lei è proprio famosa per avere un seno molto prosperoso, diciamo. Ma qui la domanda sorge spontanea: se in Giappone comunque le ragazze sono per lo più piatte, come mai negli anime sono così prosperose? E soprattutto, da dove nasce questo amore smisurato per i seni dei giapponesi? Probabilmente in una società come quella nipponica, dove comunque tutto è concentrato sulla forma e non ostentare, perché comunque in realtà le scollature che noi vediamo in Italia o comunque in Occidente, in Giappone ce le scordiamo. Vedrete spesso magari delle ragazze con delle gonne cortissime, però molto più raramente vedrete delle ragazze più o meno così. Questo non lo vedrete in Giappone. E la domanda qui è: perché le giapponesi sono per lo più piatte? E il sito Giapponiamo ha dato la colpa di tutto ciò al gene EDAR, la cui mutazione risale a ben 35.000 anni fa, che avrebbe differenziato molto la razza asiatica rispetto a quella africana o caucasica, fornendola di capelli più spessi, maggiori ghiandole sudoripare, particolare conformazione degli occhi e del naso e, in più, dei seni meno prosperosi. Capite ben quindi perché comunque in un paese dove avere appena un accenno di seno ti fa diventare la Jessica Rabbit della situazione, come la Nakarissa del mio telefilm, capite quindi perché i ragazzi comunque giapponesi, molto spesso, non tutti, sono facilmente suscettibili alla prima forma, diciamo. Ecco perché comunque ci sono moltissimi giapponesi, vabbè, chiamateli otaku, chiamateli come volete, che comunque fantasticano sulle ragazze dei videogiochi e degli anime. Per farvi un esempio, Nami Eboa di One Piece, Fujiko di Lupin e Nozomi di Love Life. Ma il bello e il fulcro di questo video deve ancora venire. Ragazzi, preparatevi, perché sto per dirvi una cosa che cambierà tutto quello che voi pensavate di sapere sul mondo finora. Vi chiedo quindi di avere un attimo di concentrazione, perché quello che sto per dirvi avrà delle ripercussioni serie sulla vostra stabilità. Ed è talmente incredibile da mettere persino in crisi la vostra stessa esistenza. Per non parlare delle vostre credenze, sia scientifiche che religiose. Udite, udite, ragazzi, perché le ragazze giapponesi sono convinte che se un uomo le tocca, i loro seni aumentano. Non so se i maschi o le donne giapponesi, però comunque chiunque sia stato il genio che è riuscito a mettere nella testa delle giapponesi questa idea, io direi di fare un applauso. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Cioè, ragazzi, io non ci credevo, però vi giuro che nei miei 10 anni di vita comunque in Giappone mi era capitato di sentire questa baggianata, però finché mi ero seduto qui per fare questo video non credevo che ci fossero realmente delle ragazze che pensavano sta cosa, perché devo dire, la notizia che girava più
qualche anno fa, però vi posso assicurare che è vera, cioè non che è vera, perché dubito fortemente che farsi toccare i seni da un tipo possa aumentare le dimensioni del vostro seno, però è una credenza che alcune giapponesi credono e vi posso lasciare in descrizione tutti i siti che ne parlano. Tra l'altro vi fanno vedere i modi in cui vanno toccate e il modo in cui possono essere aumentate. Anch'io me le tocco, vediamo se aumentano. Se a fine video sono aumentate le mie tette, lasciate un mi piace. Ma in ogni caso lasciate lo stesso un mi piace, ancora non ve l'ho detto. E la cosa interessante è che comunque nei siti c'è anche scritto che non basta che te le tocchi da solo, anzi devono essere altre persone che te le toccano. A few minutes later. A caso? Are you busy now? 一瞬だけ来てくれる? 一回だけおっぱい触ってくれる? No, stacara. ゆっくりゆっくり. おっきくなる? Sì. Esclusivamente questo cosa può succedere soltanto se è un'altra persona a toccarvi il seno. Jenny, se vedete questo articolo potrete vedere anche tutte le spiegazioni scientifiche che sostengono questa teoria. Ragazzi, io non so se crederci o meno, in ogni caso vi voglio chiedere a voi ragazze, soprattutto ragazze ma anche ragazze, se avete mai sentito di questa teoria, se ci credete, se adesso vi farete toccare molto più spesso. E se magari qualcuna di voi lo vuole testare, per favore magari si prenda delle misure prima di iniziare questo trattamento e alla fine di magari un periodo di un mese o due mesi si rimisuri per poterci dire se i suoi seni sono realmente aumentati o meno. Qua sul sito c'è scritto che una buona stimolazione della ghiandola associata a un buon drenaggio linfatico e alla produzione elevata di ormoni causata dal tocco di un uomo e non di una donna, quindi non possono essere altre amiche, non deve essere soltanto un'altra persona che tocca i seni, deve essere assolutamente un altro uomo, faccia crescere il seno di almeno una taglia. Lo so che la cosa sembra alquanto comica e magari qualcuno di voi possa pensare che mi stia inventando tutto, ma vi posso assicurare che ci sono dei siti che parlano di questa cosa, quindi non è stata un'idea mia per accappare delle visite, ma io volevo condividere questa scoperta dei giapponesi. Alberto, Angela, se non sai cosa parlare nei nuovi video, ti prego indaga su questa teoria perché vorrei veramente saperne di più. Quindi ragazze, sappiate che se non volete spendere soldi andandovi a rifare il seno e non avete voglia di farvi mettere incinta dal primo che passa, mi raccomando, andate a fatevi toccare il seno il più possibile, perché tutto ciò potrà contribuire a farvi aumentare il seno di almeno una taglia. Bene ragazzi, direi che questo video è arrivato al termine, condividete questo video e fatemi sapere che cosa ne pensate, non vi arrabbiate con me, non ho fatto io questa teoria, arrabbiatevi col dottor Male che ha creato questa teoria. Per tutti i ragazzi che condivideranno questo video e avranno occasione di toccare molte loro amiche, ringraziatemi e lasciatemi un commento e condividete questo video. Anzi, già che ci siete, andatevi a ascoltare la mia musica su Spotify, perché sapete che ve lo dico ormai sempre, però se mi volete un po' bene, volete che faccia altra musica, perché io mi piacerebbe fare adesso un album e dopo questo sto già pensando al prossimo e mi piacerebbe anche lavorare a un manga per riuscire a farvi arrivare meglio il mio album. Vi prego veramente gentilmente di ascoltarvi la mia musica su Spotify, di andarmi a seguire, vi lascio il link, no, non ve lo posso lasciare qui, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento, davvero fatelo perché mi aiutereste davvero moltissimo. Ragazzi, non prendete troppo sul serio questi video, lo faccio per farvi passare almeno 10 minuti in allegria in questo incubo che stiamo vivendo. Un saluto nella Seba e ci vediamo al prossimo video, ciao! Signori e signori e amici della giuria, allora, vi avviso che mi ha appena scagazzato un corvo in testa e in onore di questo avvenimento alquanto singolare, la prima volta in vita mia, sono andato a casa a farmi una doccia e adesso mi sto mangiando questo gohan col tororo. Vabbè ragazzi, niente, a posto così, state attenti ai corvi. Guardate che belli questi dinosaurini. Questo è un artista super famoso degli anni 80. Riconoscete questo che era il primo cagnolino della Sony? E comunque ragazzi, questo Hajime Sorayama, no? Per chi non lo conoscesse, lui inizia a fare tutti questi disegni nel periodo in cui c'era un pochino il boom di Star Wars e tutte queste cose dei robottoni eccetera, e la Suntory gli aveva commissionato, cioè voleva usare questi robottoni per una delle pubblicità. Poi quando gli ha sparato questa cifra assurda e gli hanno detto ma anche no,
E ecco che lui se n'è uscito con questo robot super sexy. Campai a tutti voi. Non è più cacca di uccello. Cioè, adesso è sputicchio, sputicchio. Poco basta, non è che dobbiamo essere uniti per sempre. Maguro, 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 maguro. Ah, è quello di Animal Crossing. Ragazzi, la patata. Patata, 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 patata. A caso mi ha preparato lo yakodon, che è questo piatto giapponese, ma guardate che spettacolo! Non è meraviglioso? Arigato a caso! Grazie! Buon appetito e ci vediamo al prossimo video!